interrogatorio qua, non intervista. Ho iniziato da bambino, facevo Kung Fu e Sanda, quindi arti marziali tradizionali. Col passare degli anni ho cominciato ad appassionarmi a quello che era lo sport a combattimento, prima con la Muay Thai, poi con l'MMA, dove ho fatto l'esordio professionista e ho finito la mia carriera con la boxe a mani nude. Dopo tante difficoltà nel poter ottenere quel contratto inglese, ho rotto entrambe le mani al mio ultimo match. Poi abbiamo avuto la pandemia in corso, tutto è andato a complicarsi, le cure mediche, l'operazione alle mani, così da costringermi a smettere, a chiudere la carriera. Ho fatto molta fatica a accettare questo ritiro, però alla fine, con le esperienze che ho avuto anche negli anni successivi, ho deciso di prendere quello che di buono, quello che di bello è arrivato da questa carriera e trasmetterlo alle persone, di portarle a superare i limiti e raggiungere gli obiettivi proprio come ho fatto io nella mia carriera. Quindi questa è stata la mia vera vittoria. Il ring è uno specchio della vita, la differenza è che sul ring c'è un arbitro che è pronto a intervenire quando ci sono delle difficoltà e hai un avversario che vuole batterti ma non vuole farti realmente male. Quello che mi ha dato tanto il pugilato nella vita è come combattere ogni giorno per raggiungere i propri obiettivi.